Arrivederci dalla città senza nome, signor Presidente. Ottimo discorso, signor Presidente. Grazie, senatrice Russell. Ci aspettiamo grandi risultati da questo incontro sulla sicurezza degli aeroporti. Oh, sono sicuro che i primi risultati li vedremo molto presto. Senatrice Russell, annulli l'incontro sulla sicurezza delle centrali nucleari. Now from the history chills, here comes the king of the brave, the yellow hero we call Mr. Russell. He's coming back from the sun, he's coming back with his band. Now everybody can see Mr. Russell. Now standing and seducing is just blowing up your mind. So keep away your villain if you care about your life. Rock man, jumping in the sky. Rock man, falling from the night. Rock man, the city now can sleep. Our matches now are waiting for you. Ci scusi per il ritardo, signor Presidente. Le carcasse degli aerei che ostruivano la pista sono state appena rimosse. Adesso, però, siamo pronti per il decollo. Chi sarà adesso? Sì? Presidente Thompson. Generale Magnum, ma che cosa le è successo? Un idiota a bordo di un piccolo velivolo ha tamponato il mio aereo militare in fase di decollo. Stavo trasportando il nuovo prototipo della piccolissima bomba al plutonio. Oh, ma è terribile. Ed è tutto a posto ora? Beh, penso di sì. Il disastro nucleare è stato evitato per un soffio, ma... Signor Presidente, me lo potrebbe fare un favore? C'è da portare la bomba all'esagono. Sarebbe così cortese da pensarci lei. Ma... Grazie, è molto gentile. Sì? Sono Rockman, il supereroe della città. Sono molto onorato di conoscerla. Io ho votato per lei, Presidente Wilson. Io sono Thompson. Wilson era il candidato a Versailles. Voi presidenti dite tutti così. Senta, io stavo portando questi due giovanotti al carcere di massima sicurezza della capitale. Ma un aereo militare mi ha tagliato la strada durante il decollo provocando un disastroso incidente. Sarebbe così gentile da darci un passaggio? A dire il vero, io ho già preso a bordo la... No, andiamo, non avrà paura di questo faccino d'angelo. È vero che colleziona le trachee delle sue vittime, ma è disposto a scambiare i doppioni. E che dire del grande capo qui? Non farebbe male a una mosca. Sì, ma non credo che sia possibile ospitarli. Oh, ma insomma, Wilson non si sarebbe tirato indietro. Ha avuto il coraggio di sposare una donna bruttissima. Lui non ha paura di niente. Va bene, li legheremo ben stretti in infermeria. Avete sentito? A bordo! Niente paura, gente. Da questo momento la sicurezza di questo aereo è nelle mie mani. E che dire di questa stagflazione? Sa lei cos'è la stagflazione? No, eh? Wilson sì che lo saprebbe. La stagflazione è quella che si forma sul pavimento delle grotte, mentre l'inflazione è quella che si forma sul soffitto. O è il contrario? Non me lo ricordo mai. Un po' come i nomi dei sette nani. Tullio Ostilio, Numa Pompilio, Tarquinio Prisco. Plim plom! È il comandante che vi parla. Chiediamo l'onore di avere in cabina il noto supereroe Rockman per apprendere un po' della sua esperienza di pilota. Plim plom! Il prezzo della fama, mi scusi, dovrò assentarmi per un po'. Con questi aerei moderni anche una scimmia sarebbe capace di pilotare. Ai miei tempi, quando sorvolavo il deserto delle Amazzoni Bay, allora sì che avevamo degli aerei seri. C'erano due bottoni, uno per aereo acceso e uno per aereo spento. E quella leva. Quella leva si chiama clutch. E guardi qua ora, telemetrie, telescopi, sfigmomanometri. Che razza di spreco. A cosa serve questo? Ascolti, perché non mi va a prendere una tazzina di caffè? Cosa? Il caffè non la rende nervoso? No! Wow, 100%! Signor Presidente! A lei, comandante! Era troppo bollente! Pilota! Automatico!
Devi avergli fatto male qualcosa. La porto di là, starà più comodo. Oh, perbacco! Che cosa è successo al pilota? Devi aver preso un colpo di freddo. Gli ho portato una tazza di caffè verde. Caffè verde, dannazione, Ratman! Gli ha servito del plutonio liquido! Ma come ha fatto a sbagliarsi? Ha mai visto del caffè verde? A dire il vero, no. Però una volta mi hanno servito del vino bianco. Incredibile. Del vino bianco. Lo sanno tutti che il vino è rosso. Bisogna fare qualcosa. Vado in infermeria a cercare un farmaco antimutazione. Lei intanto metta questo panno bagnato sulla fronte. No. Dunque, DRX Plus, Emorren, Vomitol, niente farmaci antimutazione. Che strano, poco fa c'erano. Ehi, amico, mi hai preso per un idiota? Lo dici per ingannarmi, vuoi solo farti liberare per prendere il controllo dell'aereo? No, giuro che io volevo soltanto aiutarti. Anzi, se mi sleghi te li prendo io, perché sono troppo in alto per te. Vabbè, allora grazie tante, ben gentile. Ecco, i farmaci sono lassù, vedi? No, dove? Eh? Au, che diamine! Respira! Tossisci! E adesso un bel respiro forte! Forza! Mi arrendo! Oh no! I due criminali più pericolosi del mondo e una bomba al plutonio sullo stesso aereo del presidente! Ma io non vi dirò niente che possa aiutarvi nel vostro piano criminale! Interessante! La situazione gioca senz'altro a nostro vantaggio. L'unico rischio è che il pilota riesca a lanciare un SOS. Eh? Ma no, lui non può farlo. Ha bevuto il plutonio ed ora è in preda a orribili mutazioni. Quando l'ho lasciato era pettinato anni 70. Perfetto. Andiamo a fare visita al nostro amato presidente. Allora voi avete votato per lui. Ah, finalmente, Ratman. Dove sono i farmaci? I farmaci non li ho trovati, però ho trovato i farmacisti. Mani in alto, presidente. No, non sparate, vi prego. Non sopporto la vista del sangue fuori dal mio corpo. Grande capo, tieni d'occhio questi tre buffoni. Io vado in cabina di pilotaggio. Voglio chiedere un piccolo favore al governo in cambio della vita del presidente. Molla i comandi, amico. Questo aereo è in mano mia adesso. Che cosa hai da ridere, eh? Riderai meno quando avrai le mie nocche stampate in faccia! Molto bene, amico. Sei un duro, eh? Ma come pensi di gestire questo? Finalmente l'hai capita. Aereo presidenziale a torre di controllo della capitale, mi sentite? Sì, qui torre di controllo. La sentiamo forte e chiaro, passo. Sono Cyrus. Il collezionista di trachee. Ho dirottato l'aereo presidenziale. A bordo c'è anche una bomba al plutonio. Se il governo non accetterà la mia richiesta, getterò sulla capitale prima il presidente e poi la bomba. Ricevuto, collezionista di trachee. Qual è la sua richiesta? Dica pure. Io voglio diventare il nuovo presidente! D'accordo, tanto io avevo votato Wilson. Le faremo sapere, passo e chiudo. Presidente Cyrus. Presidente! Ah, sono il presidente! Psst, signor presidente, ho un piano per disarmare il grande capo e riprendere il controllo dell'aereo. Un piano? Lei dovrà urlare, guardate, c'è un falco tibetano fuori dal finestrino. Il grande capo si volterà per guardare e io lo disarmerò. Va bene. Al mio tre, uno, due, tre. Guardate, un falco tibetano fuori dal finestrino. Dove? Dove? Che diavolo sta succedendo qui? Fermati subito, grande capo! Ubbidisci, te l'ordine il tuo nuovo presidente! Io sono il presidente! Io sono il presidente! Dobbiamo atterrare e far disinnescare la bomba. Corriamo ad avvertire il pilota automatico.
Oh no, e ora? Niente paura, signor presidente, porterò io a terra questo uccellino. Davvero? Ci può contare, guardi qua, telescopi, telemetrie, sfigmomanometri. Tutte cose inutili, per atterrare basta solamente premere questo bottone. Qua! Ratman, faccia qualcosa! Stiamo precipitando! Sono disolato, presidente! Qui ci vorrebbe un asso dell'aviazione e io ho solo un 3 di quadri. Ehi, un momento! Lei ha detto un asso dell'aviazione? Esercito! Marina! Eccola qua! Medaglia al merito come capitano del secondo stormo delle Aquile Blu! In questo trambusto mi ero completamente dimenticato di essere un asso dell'aviazione. Si regga forte, ragazzo! Beh, a quanto pare ce l'abbiamo fatta. La bomba! Dobbiamo disinnescare la bomba! Accidenti! Non ho nessuna medaglia da artificiere! Niente paura, signor presidente. Ora ci pensa Ratman. Ok, credo che dovremmo tagliare il filo rosso. Ne è sicuro? Io credo che quello giusto sia il filo blu. Ma no, nel film Trappola Esplosiva 2 tagliavano quello rosso. Ma in Bombe d'Amore il filo giusto era quello blu. Senta, non vorrà dire che Bombe d'Amore è migliore di Trappola Esplosiva 2. No, però in Bombe d'Amore il filo rosso era quello del tanga di Pamela Oversize. Io me lo ricordo bene quando l'hanno tagliato. A quanto pare ce l'abbiamo fatta. Non così in fretta, signor presidente. Presidente, presidente, aspetti! Signor presidente, ho saputo che sta andando alla conferenza della città industriale. Io dovrei portare questo pericolosissimo virus ai laboratori di ricerca sulle malattie infettive. Gentilmente me lo darebbe un passaggio. Beh, veramente io... Ehi, guardi laggiù, un falco tibetano! Dove? No! No! No!